chiacchiera con voi per fare informazione sanitaria, per dare anche dei consigli che possono essere utili per rimanere in forma. Oggi parliamo dei nostri amici a quattro zampe e lo facciamo con il nostro ospite in studio, la dottoressa Cristina Cellerino, veterinaria del SIAV Area A, che sarebbe l'area sanità animale dell'azienda sanitaria locale di Novara. Dottoressa, sappiamo che con il Natale o tutte le festività la maggior parte dei bambini chiede come regalo un cucciolo che può essere di cane, un gatto, un coniglio, comunque un animale. Come si sceglie un cucciolo che possa andare bene per il nostro bambino? Buonasera innanzitutto. Sicuramente è importante che la scelta sia veramente consapevole, perché acquistare un animale, come diceva lei, che possa essere un cucciolo di cane, di gatto, un coniglietto, comunque comporta delle responsabilità da parte di chi lo detiene e non bisogna pensare che un animale possa essere paragonabile ad un oggetto o un giocattolo. Quindi prendersi,==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 
cura di un animale vuol dire farsi un tot di domande, e una volta che uno ha risposto a queste domande, che ha la consapevolezza che un animale come un cane può avere una vita di 10 anni o anche di più, necessita delle cure veterinarie, necessita di essere portato fuori, e quindi vuol dire che il proprietario deve avere anche la disponibilità, il tempo per dedicarsi, avere cura anche di seguirlo nella sua educazione. Quindi nel momento in cui c'è una consapevolezza da parte della persona che può assecondare e garantire tutta una serie di garanzie di benessere nei confronti dell'animale, penso che si possa essere pronti a prendersene cura. Poi ricordiamoci anche che un cucciolo cresce, anche esatto. Nella scelta ad esempio di un cane bisogna anche osservare quale tipo di cane si vuole prendere, certo. Perché il cane cucciolo è piccolo, ma poi man mano che cresce può anche crescere in altezza e in peso. Assolutamente. Tempo fa era stata stilata anche una lista di cani, mi ricordo, pericolosi e meno pericolosi. Sfatando però questa leggenda, che credo che i cani, non esistano cani pericolosi di per sé, ci sono delle caratteristiche di un animale che per le quali può essere più o meno adatto ad un bambino? Come correttamente ha detto, ci sono state una serie di ordinanze, tra cui un'ordinanza che a partire dal 2003 aveva appunto stilato erroneamente, diciamo, questa lista di cani di razza che erano considerati come pericolosi. Chiaramente nel 2009 questa cosa è scomparsa, è stata tolta dalle ordinanze, anche perché non aveva una valenza scientifica. Quindi quello che possiamo dire è che se decidiamo di prendere un cane, magari in casa abbiamo dei bambini, probabilmente dobbiamo anche informarci correttamente sulle diverse razze, perché magari c'è il cane che ha un'indole più mansueta, più calma, rispetto magari un cane che ha bisogno di maggior movimento, e quindi in quel caso lì può essere anche più difficilmente gestibile se uno non ha il tempo a sufficienza. Quindi un cane che poi risulta anche stressato, che non riesce a soddisfare i propri bisogni etologici, può anche manifestare una serie di comportamenti magari non corretti, e se abbiamo un bambino in casa potrebbe essere un problema per il bambino, ma non solo per il bambino. Ma nel momento in cui io acquisto un cucciolo, ci sono dei documenti che devo controllare e che devono accompagnare l'animale per avere la sicurezza che l'animale non solo sia sano, ma sia, tra virgolette, microchippato, quindi abbia un percorso sanitario, un iter sanitario corretto? Sì, è essenziale innanzitutto che l'animale sia identificato, perché ormai è da parecchi anni che vige l'obbligo di identificare i cani.
siamo partiti con l'identificazione tramite il tatuaggio per arrivare a far data dal 2004 con l'identificazione dei cani tramite il microchip. Questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui noi acquisiamo un animale, un cane, deve essere correttamente identificato col microchip, e questo comporta anche una scheda di identificazione che deve accompagnare l'animale in tutti i suoi spostamenti o anche passaggi di proprietà. Quindi noi avremo un cane che è identificato col microchip, che corrisponde a un segnalamento, quindi verranno riportate sulla scheda tutte le caratteristiche dell'animale, e il proprietario con i riferimenti del proprietario. Quindi il tutto sarà poi registrato in un'anagrafe informatizzata regionale e pertanto c'è la possibilità di rintracciare l'animale. Questo è fondamentale, quindi identificazione dell'animale e anche da parte di coloro che decidono di acquisire o acquistare un animale, devono premunirsi e informarsi perché l'animale deve essere ceduto già identificato. Quindi sia che io lo acquisto in un negozio che vende animali, sia che io lo prendo in un canile, devo comunque assicurarmi che sia microchippato. Assolutamente. I cani che vengono catturati è difficile che non vengano identificati, perché una volta catturati sono portati presso il canile di prima accoglienza e quindi poi visitati anche dai medici veterinari dell'ASL, che provvedono alla loro identificazione tramite il microchip qualora l'animale non fosse già identificato. Poi altra certificazione che può accompagnare l'animale chiaramente è il libretto sanitario. Sul libretto sanitario dovranno essere riportate tutte le vaccinazioni, eventuali trattamenti antiparassitari fatti, e quindi è come fosse una scheda, diciamo, sanitaria dell'animale. Perché infatti lei parla di vaccinazioni, e a me associo il bimbo con il cucciolo, perché i bimbi devono fare le vaccinazioni. Questo deve avvenire anche per gli animali, quindi i cani. Certo. Per i cani è importante che ci siano delle vaccinazioni, soprattutto nella fase quando sono cuccioli. Chiaramente ci sono dei protocolli vaccinali che devono essere concordati con il veterinario libero professionista, quindi è importante confrontarsi col medico veterinario per stabilire quale vaccino fare e i tempi di richiamo anche dei vari vaccini. Chiaramente sono vaccinazioni che devono essere fatte nelle prime fasi del cucciolo, perché consentono all'animale di non venire diciamo a contatto con malattie infettive che potrebbero essere trasmesse da animali e ad altri animali. Una curiosità, ma i bambini hanno il pediatra, i cani, gli animali dovrebbero avere il veterinario. Quando è necessario avere il veterinario? Cioè nel momento in cui nasce o acquisisco un animale devo avere un veterinario di fiducia da subito, oppure quando sta male? No, responsabilità. Beh, per questo è importante, perché certo, a volte uno prende un cucciolo e dice vabbè, è vaccinato a tutto, non mi interessa, quando starà male lo porterò dal veterinario. Invece probabilmente dobbiamo entrare già nell'ottica che comunque un cucciolo richiede, può ammalarsi e richiede le stesse cure, la stessa assistenza che può avere una persona. Assolutamente, anche perché talvolta può capitare che si prendano degli animali che possono avere magari ancora dei parassiti, nonostante alcuni trattamenti siano stati fatti prima di cederli. A volte però capita che magari non siano stati fatti correttamente o con la giusta frequenza, pertanto ci può essere anche un residuo magari della malattia. E in quel caso
è opportuno comunque portarlo dal veterinario quando lo prendiamo, nonostante abbiamo il nostro libretto con le vaccinazioni e i trattamenti fatti. Anche se ritengo che, come dicevamo prima, forse anche un consulto preliminare nel momento in cui si decide di prendere un cane o un animale e magari non se ne hanno avuti altri in precedenza, potrebbe essere un bel supporto avere il consiglio del veterinario, perché può indirizzare e fare presente tutta una serie di cose. La ringrazio, dottoressa, per essere stata con noi e soprattutto per aver sottolineato il fatto che un animale è, non è un oggetto, è qualcosa di è un essere vivente, quindi richiede attenzione, richiede cura. Quindi se questo Natale o le prossime feste si decide di regalare un cucciolo ai propri figli, di farla con estrema responsabilità e consapevolezza. Quindi la ringrazio ancora per essere stata con noi, ringrazio i nostri telespettatori per averci seguito e li invito alla prossima puntata. Grazie e arrivederci.